Buh, disgustosi, disgustosi, buh, schifo, schifo totale, a cominciare da capa pelata Spalletti, vergogna, come si fa a mettere una formazione del genere, ma soprattutto come si fa a fare dei cambi del genere, che nel secondo tempo tu ti sei consegnato alla Spagna, già hai sbagliato delle scelte all'inizio, ma vabbè, possiamo anche stare là un attimo a sindacare, non sindacare, ma coi cambi hai rovinato tutto, ti sei consegnato alla Spagna con quei cambi, definitivamente, già nel primo tempo ci hanno comunque palleggiato e non abbiamo creato niente di niente, perché il problema non è tanto che loro abbiano palleggiato, è che non abbiamo creato niente, niente non abbiamo creato, per mancanza di tecnica sicuramente, perché guardate, come io dico sempre che Mancini non aveva colpe, anche Spalletti ha delle colpe limitate, però oggi Spalletti, ragazzi, ha sbagliato delle cose clamorose, cioè, io sono stufo di vedere Di Lorenzo braccetto di destra, sono stufo, mi ha rotto i coglioni di vedere sto qua fuori ruolo, perché gioca fuori ruolo, ragazzi, gioca fuori ruolo e fa schifo, è il peggiore in campo, no Calafiori che si fa l'autogol, no Calafiori che si fa l'autogol, è Di Lorenzo il peggiore in campo, ha fatto schifo, l'hanno scherzato come volevano, prima Nico Williams, poi Oyarzabal, poi José Pérez. Ma chi cazzo José Pérez? Ma chi cazzo José Pérez? Ma chi cazzo è? Ma chi è? Chi è? E ti ha scherzato? Cioè, perché uno sei scarso e due giochi fuori ruolo, quindi la colpa non è neanche tua, è di Spalletti. È di Spalletti. Dove cazzo è Darmian? Perché non metti Darmian? Che Darmian sa sì marcare in difesa, a differenza di quel pippone di Lorenzo. Poi, vuoi cambiare modulo? Vuoi metterlo esterno? Darmian ti fa anche l'esterno! E invece tu cosa fai? Metti Cambiaso col piede dalla parte sbagliata. Ancora, anche con l'Albania l'ho detta sta cosa, eh. E attenzione, tutte cose che ho detto contro l'Albania, io l'ho detto Di Lorenzo, no! Darmian! Darmian! E lui mette Di Lorenzo! E lo lascia tutta la partita anche! E attenzione, questa partita doveva finire 4-0. Perché diciamo che il migliore in campo è Donnarumma che ha parato tutto. Diciamoci la verità, che ha parato tutto Donnarumma. Sulle cagate, soprattutto di Lorenzo, che ha fatto ridere, ridere Di Lorenzo, ridere tre e mezzo, tre e mezzo, tre e mezzo in pagella, schifo! Male, come vuoi, male tutti, ragazzi, male tutti. Veramente non se ne salva uno. Pellegrini, che è lì, tipo, ogni volta che riceve palla, perde due o tre tempi di gioco. Cioè, lo vedi la Spagna come gioca? Tic, 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 tac. Tiki taka, appunto. Un tocco e via, un tocco e via. E il nostro invece perde tempo, là, perde un sacco di tempo ogni volta. E sbaglia, tra l'altro. E sbaglia. Anche Di Marco, ragazzi, sottotono, così come Barella, beh, Jorginho, sappiamo, ormai deambula Jorginho, quindi è inutile anche stare là a prendersi con Jorginho. Chiesa, ragazzi, faceva il quinto di difesa oggi. Faceva il quinto di difesa, Chiesa. Cioè, dove vuoi andare? Dopo, infatti, ti arriva davanti alla porta, tira, tira sulle stelle, ragazzi. Ha tirato sulle stelle, malissimo anche Chiesa. Anche lui, prestazione da 5 in pagella. Oh, Scamacca. Mamma mia, Scamacca, che male che ha giocato. Mamma mia, che male. Scamacca, ragazzi, dopo Di Lorenzo è il peggiore per me. 4 in pagella, 4. Mamma mia, che brutta partita. Che brutta partita. Donnarumma, ragazzi, io gli do 9 in pagella. Ha parato tutto quello che poteva parare, tranne l'autogol. Vabbè, Calafiori, a parte l'autogol, poi non è che abbia fatto così male, però l'autogol lo rovina, gli do 5 in pagella. Bastoni 5 e mezzo, perde diversi duelli con Morata, anche se qualche chiusura buona la fa, ma tante volte si fa anticipare. Anche qui sbaglia Spalletti, tra l'altro, perché io cosa ho detto lo scorso video? L'ho detto, ma metti uno al centro che sa marcare, magari Bastoni lo metti braccetto sinistro, perché Morata, se gliene metti uno fisico, non vede palla Morata, per quanto sia anche un bel giocatore. Gliene metti uno fisico, dal punto di vista fisico lo batti, gli metti Bastoni e qualche volta t'ha anticipato. Qualche volta t'ha anticipato, infatti. Poi ripeto, Bastoni è almeno peggio della difesa a 3, è stato almeno peggio. Poi arriviamo ai cambi di Spalletti, perché qui allora arriva veramente la cagata di Spalletti, la cagata, la boiata di Spalletti, di fare questi cambi di merda, cioè toglie Jorginho per mettere Cristante, Cristante, che è forte quanto Gagliardini, Cristante, cazzo, ma come fa a essere convocato uno così? Come fa? Ma piuttosto metti Locatelli piuttosto che Cristante, fa schifo Cristante. Fa schifo! E poi aspetta un attimo, toglie Frattesi e mette Cambiaso dalla parte sbagliata. Ma perché? Perché fai queste cose? Tra l'altro, anche un disimpegno sbagliato di Cambiaso, ci stava per costare il gol. Cioè, poi sulla fascia. Ci siamo ritrovati nel secondo tempo sul settore di destra. La Barella faceva il regista basso, che vabbè, c'è cioè anche qui. Assurdo, cioè Jorginho, per quanto faccia cagare, per me non lo devi togliere. Vabbè, comunque, se ci siamo trovati con Barella regista. Con Cristante, sentite il settore di destra, Cristante mezzala destra, Cambiaso
Cambiaso esterna tutta fascia col piede sbagliato e Di Lorenzo braccetto destro. Cioè, questo è il frutto dei Spallettieri, che è un qua qua qua. Adesso andrà a fare le interviste. Ma c'era bisogno di più fiato e Cristante mi dà più fiato rispetto a Jorginho, che comunque ha una certa età, e Di Lorenzo è il mio pupillo. Ho vinto lo scudetto al Napoli. Ma va a cagare, va Spalletti, ma va a cagare, che io ti stimo, come allenatore ti stimo, però adesso mi farà il pippone qua 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 adesso, perché dopo lui c'è un difetto che quando perdi lui fa so tutto io, c'era bisogno di questo, di quello. Dopo ovviamente la stampa si farà fregare e darà la colpa a Calafiori, che poi è vero, alla fine perdi per un autogol di stupido di Calafiori, per un autogol stupido sempre di Lorenzo che si fa saltare di là, ovviamente settore di destra che non funziona. E vai a casa, e vai a casa. Ma questa l'ha sbagliata Spalletti, perché io non mi posso neanche incazzare? Io so benissimo che la Spagna è più forte di noi come tasso tecnico, lo so benissimo. Però qua l'ha sbagliata l'allenatore a livello tattico, male, non hai creato niente. Neanche una palla gol abbiamo creato, niente. Tutti i tiri sulle stelle, anche la punizione là di Pellegrini. Stelle, luna spettro. Ma dai, e poi come si fa a convocare? Non solo lo convochi, fai giocare Cristante. Io guarda, te lo dico, per me è più forte Igor Radrezza di Cristante. Ma come. Io lo conosco bene perché gioca al Padova. È meglio Radrezza di Cristante. Ma vergogna, come si fa a convocare uno così? Cristante mi trovo in nazionale. Cristante, ma va, dai, dai. Non è possibile. Che schifo, va. Poi attenzione, la Spagna ha un grosso difetto. Non ha quel bomber che ti segna, quell'attaccante freddo. Infatti ne hanno. Bravissimo Donnarumma, ma ne hanno sbagliate tante. Perché ragazzi. Finisce 1-0 con autogol nostro, perché loro non hanno il centravanti lì, però a centrocampo ci scherzano come vogliono. Non c'è paragone tra il nostro centrocampo e loro. Noi abbiamo uno leggermente bravo, che è Barella, poi abbiamo. Gli altri sono delle pippe, ragazzi, parliamoci chiaro. C'è uno che deambula, Pellegrini che perde un sacco di tempi di gioco per giocare un pallone, Cristante che non è neanche un giocatore. Cioè, ragazzi, questi sono i nostri centrocampisti. Loro hanno Pedri, che per me è forse anche il più forte del mondo. Fabian Ruiz, che comunque milita nel PSG, quindi in un top club. Rodri, che gioca nella squadra forse più forte dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, poi dopo non è che entrano dei pipponi, entra tutta gente che sa palleggiare. Noi che cazzo abbiamo? Ci sono veramente pochi che sanno toccare la palla in questa squadra. Quindi, ok, riconosco il loro valore, però, ragazzi, Spalletti ha fatto un cesso oggi, un cesso. Vedi di qualificarti, perché la Croazia. È una squadra veramente, a parte se tu elimini il centrocampo, è una squadra veramente che puoi distruggere. Oh, qualificati! Se non ti qualifichi, allora veramente, a parte, vabbè, ripeto che siamo scarsi, però la figura di merda la fai anche te qua, Spalletti, te lo dico, la figura di merda la fai anche te. Chiudo? Beh, però adesso c'era gente che diceva Mancini di merda, Mancini di qua e Mancini di là. Però Mancini ste cagate non le faceva. Invece questo allenatore le fa, ecco. Riflettete su questa cosa quando dicevate Mancini out. Iscrivetevi, like, forza azzurri, ciao.